Ok, sto andando in diretta. Eccoci qua. Bene, cari amici, allora sono in diretta. Questa sera abbiamo un ospite particolare a cui tengo in modo particolare, si chiama Gabriele, il figlio di un mio carissimo amico che si chiama Vito Antonio Colucci. Sto solo aspettando che riesci ad agganciarmi con la diretta e insomma iniziamo questa chiacchierata. Intanto aspetto anche voi amici che entrate nella diretta, scusate se ripeto la parola. L'argomento di questa sera è ovviamente sempre Medjugorje, sempre un po' ci stiamo avvicinando al Festival dei Giovani, quindi anche parlare di come i giovani vivono Medjugorje. E quindi, insomma, voglio parlare dei giovani con un giovane particolare che ha fatto un percorso particolare che conosco da quando era bambino, quindi veramente averlo visto crescere così nella fede per me è stato veramente meraviglioso. Allora, adesso vediamo se Gabriele riesce a entrare. Intanto vedo già un amico. Tra l'altro, per chi seguirà la diretta questa sera, vi chiedo gentilmente di condividerla e di attivare le notifiche, così anche le prossime volte che ci saranno appunto gli altri ospiti potrete essere avvisati e seguirci. Mettete magari anche mi piace alla pagina, Il Tempo di Maria, dove appunto vi terremo sempre informati su quello che avviene a Medjugorje. Gabriele, chissà se mi vede in diretta o ancora no? Gabriele? Sono. Sì. Allora, ok, vediamo un attimino se. Ok, mando l'invito. Adesso lo devi solo accettare, videocamera, e così finalmente possiamo far vedere chi è Gabriele. Un meraviglioso ragazzo. Ok. Ecco, oh, aspetta che chiudo qua, che se no rimbomba tutto. Io. Benissimo. Ciao Gabriele. Buonasera a Tra tutti. l'altro sei itinerante in questo ultimo periodo, sei stato a Sì. Medjugorje per l'anniversario, sei andato in Calabria, in Puglia, adesso sei tornato in Puglia, insomma, ma sempre per cose di fede. Mi sembra di aver capito che hai fatto un campo Sì, un anche lì in campo Calabria. scuola, sì, un campo estivo, Con i in montagna sacerdoti. siamo andati, sì, con un amico sacerdote di Ceglie, cioè un paesino in Puglia, e siamo andati 4 giorni in Calabria, sì. Bene, bene. Adesso mi sembra che sia appena tornato dal mare oggi, un giorno di relax, giusto? Esatto, sì, siamo arrivati dopo pranzo e mezza giornata di mare, sì. Perfetto. Ed Allora eccoci. salutiamo gli amici, iniziamo con il segno della croce, ti va? Certo, certo. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Affidiamo a Maria quello che diremo, sempre a lode, a maggior lode e gloria di Dio, ovviamente, perché Maria ci porta a suo figlio Gesù. Allora, Gabriele, voglio ricordarti quando eri bambino e il tuo papà ti portava a Medjugorje. Grazie. Ecco. Sì, esatto. Hai qualche ricordo appunto di Medjugorje da bambino? Allora, la prima volta papà e mamma mi hanno proprio tirato, trascinato insieme. Io sono il secondo di 3 fratelli, cioè, vabbè, ho 2 sorelle, una più grande e una più piccola, e tutti e tre la prima volta ci hanno proprio tirato, trascinato, noi non volevamo andare, diciamo, perché non ci facciamo un viaggio, andiamo qua dove vanno solo vecchi. Mi ricordo, uno dei primi pensieri era questo. Poi Perché quando sono arrivato a Medjugorje, avevi più o meno come età, scusami. avevo 9-10 anni, più Quindi i o tuoi meno. genitori ti hanno Sì, trascinato. esatto. Però appena arrivato lì, cioè, è stato un qualcosa di meraviglioso perché mi sono sentito proprio amato, voluto bene, fratello di tutte le persone che erano con me in pellegrinaggio, con Angela, con i ragazzi della mia età, i bambini, i ragazzini che erano con me, le mie sorelle, e mi sono sentito subito fratello, cioè, perché abbiamo riconosciuto che fin da bambino che c'era un papà, no? Che ci univa e lì a Medjugorje, fin da piccolo, fin dalla prima volta, anche grazie ad Angela,
al suo portarci alla Madonna che ci ha portato a Gesù, ho fin da piccolo fatto esperienza di un qualcosa di più grande. Assolutamente sì, Angela è solo un semplice strumento, in realtà la chiamata la fa la Madonna e noi tutti rispondiamo. E io devo riconoscere, perché è sempre la stessa storia che si ripete, questi figli che sono quasi alla prima volta obbligati, trascinati dai genitori, questi genitori che per grazia fanno un cammino di fede e che cercano di trasmettere questa fede ai propri figli, senza mai sbagliare ovviamente. E questi figli che poi vengono veramente portati a fare un'esperienza. Quindi tu cosa ti senti da figlio di dire a quei genitori che magari temono di insistere nell'insegnare la fede ai propri figli? Allora, portateli a Medjugorje, in primis, perché anche se li tirate lì proprio, almeno secondo la mia esperienza, ma anche le mie sorelle dicono la stessa cosa, una volta che si li ha Medjugorje, cioè fa Gesù, fa veramente Gesù, tramite anche la Madonna è uno strumento bellissimo, che porta veramente, cioè chiunque va a Medjugorje, chi più, chi meno, a Gesù. Questa cosa è bellissima. Ed è veramente grande, quindi per Medjugorje insistete più che potete, perché secondo la mia esperienza è qualcosa che veramente cambia la vita a tutte le età. E invece, che ne so, a Torino, vabbè, la cosa che mi ha aiutato molto, la cosa in cui i miei genitori mi hanno aiutato molto è stato continuare a dire viene a messa, preghiamo insieme, però se, lasciandomi comunque libero, cioè non dire devi venire a messa, devi, perché quando sentivo il devi, a prescindere, no, non vengo. E Come tutti i invece, bravi figli. esatto, e invece, boh, magari non andavo tutte le settimane, c'è stato un periodo in cui ero sempre a far festa, sempre discoteche, festini, serate. Vabbè, adesso le faccio però in modo diverso, cioè, con uno sguardo diverso, no? Cercando comunque Gesù e non il mondo. Ma a proposito di questo, caro Gabriele, proprio tu che sei giovane, sei un bel ragazzo, sei intelligente, studi, quest'anno hai dato la maturità, ti stai preparando adesso, immagino, non ne abbiamo parlato tra l'altro. L'anno scorso era la maturità. Sì. Sì, che eravamo andati comunque insieme. Sì, adesso ho appena finito gli esami Appunto. del primo anno. Infatti. Ah, gli esami di università. Ah, Sì, ma sì, è vero, non capito avevo. niente, No, che avevo l'anno capito scorso che avevo era. detto esami, quest'anno avevo detto esami, quindi. Però, Sì. vabbè, siamo lì. Boh, che cosa stai Avevo facendo? Come... iniziato il primo anno di economia e Medjugorje è stato fondamentale anche lì perché l'anno scorso è andato con Angela, appunto a giugno, Angela, e. sei io. Angela. Che poi abbiamo, diciamolo che abbiamo una grazia particolare di vivere anche quei giorni insieme alla Maria, alla veggente Maria, che come poi dico sempre, Medjugorje, la Madonna c'è per tutti, però viene per tutti viva. Però essere lì, vedere anche lei nella sua quotidianità, nella sua normalità, ma nella sua immersione sempre nella fede, perché si vede, traspira da ogni suo poro, da ogni suo gesto, ecco, vedere anche con gli occhi la vita di un veggente, incarnata nella quotidianità, comunque dà anche tanto, no? Immagino. Sì, allora vedere, sì, vabbè, è una grande grazia stare vicino alle veggenti, alla veggente Maria, però è ancora più grande la grazia di star vicino a una persona umilissima che cerca di seguire Gesù, che ha un peso sulle spalle enorme, che è quello di vedere la Madonna tutti i giorni, però cioè, vedere lei, no? Che segue Gesù, ci prova e che cerca di portarlo agli altri senza. Diciamo, cioè lei non vuole che si guardi a Maria, lei non vuole che si guardi alla veggente, lei non vuole che si va a Medjugorje per le veggenti, ma per fare un incontro personale con Gesù e questo si nota e si vede tantissimo in lei e quindi la testimonianza più grande che le veggenti lasciano, Maria, che la gente che conosco, che da quando appunto andiamo al Magnificat insieme. La testimonianza più bella è segui Gesù, non seguire me, cioè non seguire
E questa è veramente una cosa bellissima, che nonostante volendo potrebbe avere tutta la fama, la gloria, però la cosa che cerca di fare sempre lei è dare la gloria a Gesù, perché è quello che vuole la Madonna. Cioè, la Madonna dice: venite a Medjugorje, però non ci fa andare a Medjugorje per lei, ci fa andare a Medjugorje per farci incontrare suo figlio. E questa è una cosa che è avvenuta in me. Proprio a giugno dell'anno scorso c'è stato un incontro personale bellissimo con Gesù, in cui mi sono sentito proprio amato, amato attraverso gli altri, attraverso le persone che mi ha fatto incontrare, attraverso i sacerdoti che mi ha fatto incontrare nel confessionale. Lì veramente, cioè, ogni volta che vado a Medjugorje nel confessionale incontro Gesù. Non che a Torino non ci sia nel confessionale, però la potenza che c'è lì della preghiera è un qualcosa che ti fa vivere appieno la grazia della confessione ogni volta. E quindi sì, è una grande grazia vedere una donna come Maria in questo caso, che cerca di seguire Gesù e che cerca di portarti a lui come Sì. vuole la E Madonna. la cosa proprio, guarda, hai toccato veramente un punto fondamentale e l'hai spiegato molto bene. Ma quello che a me colpisce anche di Maria è che magari io, che assolutamente non sono Maria, a volte mi accorgo che sono un po' più insistente. Io mi accorgo come lei ha la totale fiducia in quello che Dio opererà e Maria opereranno nei cuori dei pellegrini e vedo che lei veramente, come dice la Madonna, pregate e dimostrate la vostra fede con la vostra vita. Ecco, lei non fa mai nessuna forzatura nella fede. Lei è semplicemente, appunto, nella sua umiltà, una persona che accompagna. Ma accompagna come? Con la preghiera e con l'esempio. Però torniamo un Benissimo. attimino ai festini, Gabriele, Ai festini, vabbè, alla certo. discoteca, ecco, e quant'altro. Perché soprattutto i giovani pensano che avere un'esperienza di fede tolga qualcosa. Io quello che ho imparato è che Dio non ci vuole, non solo non toglie nulla, ma amplifica tutto nel bene e nel bello, ma non ci vuole nemmeno cambiare come personalità. Lui semplicemente ci insegna che c'è il peccato ed è quello che dobbiamo evitare. Ecco. Da quando tu hai incontrato Dio e fai grazie a Maria e fai questo percorso particolare, poi parliamo anche dei gruppi di preghiera che tu stai guidando a Torino con i giovani, per i giovani. Effettivamente, riesci comunque a vivere la tua gioventù con quello che la gioventù richiede, appunto, le amicizie, gli amori magari, o comunque anche i divertimenti, divertimenti sani a questo punto, ma anche andare a ballare, fatto in un certo modo, rimane sano se col cuore si rimane puri, ecco. Ci vuoi spiegare un po' tu da giovane come vivi la fede, ma vivendo nel mondo, immerso nel mondo esattamente come i tuoi coetanei? Ti senti che ti viene tolto qualcosa o no? No, no, vabbè, innanzitutto è proprio lo Spirito Santo che agisce, che fa lui, che guida, che ci guida, a noi giovani, a me e a diversi amici, che ormai sono diventati veramente fratelli, sorelle. Dunque, a parte questo, cioè a parte che la cosa più importante, cioè grazie allo Spirito Santo, non a parte questo, grazie a questo, grazie allo Spirito Santo. Al chiedere la grazia di dire, cioè di essere usato, no? Da Gesù, da Dio. Quindi tutto parte da quello. Comunque, in generale, vado ancora a ballare, anzi, avevo stoppato totalmente per andare dopo il Covid, perché l'avevo messo, cioè, era un trauma messo nel cassetto, praticamente. No, un trauma, però. Comunque, tante cose che avevo fatto per cui mi sentivo, ero pieno di sensi di colpa, in discoteche, nei festini, praticamente sono scappato, no? Dopo il Covid, per un anno e mezzo, 2 anni, e non ci andavo praticamente più, cioè, cercavo di evitare, mi chiudevo in me stesso il più possibile. Vabbè, comunque ci andavo, però molto meno di prima. Dopo giugno dell'anno scorso, in cui proprio è cambiato tutto, da quel sentirmi amato così per come sono, ho ripreso ad andare in discoteca, per dire, né? Cioè, Dio non ti toglie niente, anzi, ti dà però col centuplo. Cioè,
Dio, la cosa che ti toglie sono le catene, cioè veramente che le catene che ti mette il mondo, perché cioè andare a ballare, no? Io prima andavo a ballare, cosa cercavo? Cosa si cerca, no? Le ragazze. Ragazze, spaccarmi, quindi quello, no? Cercavo. Invece adesso andare con degli amici che so che ci sono sempre, cioè nelle difficoltà non scappano, nelle mie difficoltà non scappano, nelle mie gioie, vabbè, nelle gioie no, ci sono tutti, nelle difficoltà i veri amici restano, invece gli amici boh, che restano in superficie se ne vanno, no? Cioè andarli con amici con cui si passa nelle parti più difficili, no? Nelle proprie ferite, nelle cose più personali. Andare lì con loro e senza, vabbè, comunque cioè, si beve così, però non andiamo lì per ubriacarci, non andiamo lì per andare con due, tre, quattro ragazze, no? Come facevo prima, ma andare lì per divertirsi, boom. Cioè andare lì per stare insieme. Andare da solo, se vado da solo, cado. Cioè, perché non è che ci vuole tanto, no? Cioè, sono comunque un uomo, non è che sono santo, ce ne vuole ancora veramente tanta di strada. Quindi se vado da solo, cado. Però se vado insieme ad altri, la cosa importante è proprio cioè andare insieme, non fare le cose da solo. Cioè affidarsi a qualcuno che Dio ti ha messo a fianco. Quindi andare insieme. È importante, però è molto più bello. Cioè, molto più bello Certo. perché la vivi molto più liberamente, no? Questi sono i miei Certo. destini, ma in qualsiasi cosa. Cioè, in università, no? Credi in Dio? Sì. Cioè, perché no? Cioè, prima facevo anche tanta. Beh, ancora adesso capita che di fare tanto, magari in momenti in cui sono un po' più debole, un po' più in difficoltà, di fare più fatica, no? A tirar fuori quello che Dio ha fatto in me. Però, appunto, pregando, stando vicino a Dio ogni giorno, Ecco, ma a c'è una proposito forza che. di questa parola che Dio ha fatto in me, tu hai raccontato molto bene l'esperienza di un'adorazione che ti ha veramente cambiato, ecco, a Medjugorje. Vuoi raccontarci Certo. questa esperienza? Allora, praticamente. Era appunto giugno, erano i primi di giugno. Io per andare a Medjugorje non andavo da 3 anni, il Covid e tutte queste robe qua. Ho saltato il first, cioè l'esame, il B2 di inglese, perché l'avrei fatto il giorno in cui sarei partito per Medjugorje, ma perché proprio sentivo dentro che dovevo andare, che la Madonna mi voleva lì. Cioè, ho saltato tutto, arrivo a Medjugorje e appunto davanti al Santissimo. Mi metto in ginocchio e mi giro e c'era un ragazzo della mia età che piangeva davanti al Santissimo, no? E nel mio cuore cioè, mi sono sciolto, no? Ho detto che bello, cioè, ragazzo della mia età che comunque non era uno sfigato, no? Perché io avevo in mente gli sfigati che vanno in chiesa, ma in realtà no, c'è cioè, chi veramente cerca Non era uno Gesù, sfigato come non lo sei tu. no, però. Cioè, la mia idea in testa era chi va in chiesa e cioè, c'era un po' questa cosa, no? Che un po' c'è dovunque, tra i giovani, dico, però è stata proprio sciolta questo mio pensiero, questo mio pregiudizio, anche dal vedere un ragazzo, no? Cioè, che sembrava, no? Avesse una storia simile alla mia, che comunque uno che. Cioè, era un figo, non so come dire, non so, un amico che no, non sfigato, diciamo. Un E amico quindi, con cui ti potevi divertire esatto, anche nel mondo, diciamo. esatto. Quindi, niente, lo vedo che piange davanti a Santissimo e mi commuovo. E dopo un po', praticamente, questo ragazzo si gira, mi guarda, si toglie il rosario che va al polso, tipo questo. E me lo mette così. Io non l'avevo mai visto prima e lì cioè, mi sono sentito suo fratello. Cioè, in niente, non l'avevo mai visto, non ci avevo manco mai parlato. Per un gesto
aveva fatto, si è sentito suo fratello, perché c'ero io, lui e Gesù davanti. Questa roba, cioè, era una cosa nuova per me, no? Perché, vabbè, vai a Medjugorje, vedi tanti, tante persone più avanti di me con l'età, è bellissimo comunque, è bellissimo comunque, perché, cioè, 30 anni, 40 anni, cosa sono in confronto all'eternità? Niente. Quindi è comunque bellissimo, anche se non ci siamo giovani, però vedere un giovane è meglio, cioè Certo, è bello, no? è Perché dici, certo. è più vicino a me. E quindi mi sono sentito subito suo fratello. Finita l'adorazione, ci abbracciamo e lì mi sono sentito proprio a casa, in suo abbraccio, e mi dice due cose. Mi dice, d'ora in poi siamo fratelli in Cristo, e lì a pelle, no? Dicevo, col pensiero, no? Io sono andato, vabbè, al liceo, in un liceo scientifico, nell'ambiente scolastico, cioè, ma come in generale, come un po' dovunque, ti spinge tanto a essere un po' superficiale, no? E quindi si nominava solo Cristo e no, scappa via, no? E quindi a pelle, no? A primo impatto, un po' pensato male, no? Però il cuore proprio si è aperto. Quando ha detto poi siamo fratelli in Cristo, il cuore si è aperto. E poi mi ha invitato ad andare ad un oratorio di, non so se conoscete, Don Alberto Ravagnani, con Don abbastanza, cioè, famoso, che io avevo già sentito. Mi invita ad andare lì, come fosse casa sua, no? Lui c'era stato tipo mezza giornata in questo oratorio. E poi da lì è nato un qualcosa di bellissimo. Ho conosciuto tantissimi ragazzi che, cioè, seguono, cercano di seguire Gesù, lì dove sono, no? Cioè, ragazzi con un passato simile al mio, comunque normali, cioè semplici, senza ragazzi normali, semplici, che però provano a seguire Gesù. E questa cosa, cioè, vedere negli occhi di questi ragazzi, cioè, ho visto proprio un qualcosa di più grande, c'è, cioè, una felicità che, dice, il mondo non te la può dare. Cioè, Infatti. e questa cosa mi ha stravolto la vita, perché dico, cacchio, anch'io voglio essere così. Cioè, anch'io, cioè, quando un ragazzo della mia età mi guarda, anch'io voglio avere quella luce che non è di quei ragazzi, è di Dio, è di Gesù. E allora mi sono messo in cammino, diciamo, Dio mi ha messo in cammino attraverso veramente tanti amici. Che mi ha messo a fianco attraverso anche la mia famiglia, e quindi a Torino si è creato un gruppo. Questo dopo che ho fatto un po' di esperienza anche con questo Don Alberto, che adesso siamo molto amici, siamo andati anche a Loreto a fine agosto, poi siamo tornati a Medjugorje. E al Festival dei Giovani erano tornati ad agosto, a fine luglio. Comunque, tante esperienze insieme a ragazzi della mia età. Questa cosa, cioè, già nel vederne uno in quell'adorazione mi era sembrato un miraggio, no? Una cosa di non impossibile, però. Cioè, adesso, poi quando sono tornato a Torino, che ho scelto appunto l'università, sempre grazie a Dio che mi ha messo a fianco dei sacerdoti santi, a Torino si sta creando un gruppo di tanti amici che cercano di seguire Gesù. E queste amicizie Sono diverse. sono diverse, cioè, perché sono veramente profonde. Cioè, nella mia vita ho avuto, cioè, anche diversi amici, no? Che ho, magari alcuni dalle elementari, sono un gruppo con quattro amici che abbiamo fatto elementari, medie, liceo insieme. C'è comunque quest'unione, però cioè, mi fa un po' strano, no, 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 adesso non più, però all'inizio mi ha fatto strano vedere che volevo bene a sti ragazzi che avevo conosciuto magari da un mese, 2 mesi, come volevo bene a miei amici che Da sempre. conosco da 10 anni, 15 anni, da sempre, sì.
comunque, a proposito del tuo gruppo di preghiera, se poi qualcuno vuole avere informazioni mi può scrivere, io poi li mando da te, così diventate sempre più grandi e crescete. Ma Volentieri. raccontaci anche, tornando a Medjugorje, alla tua esperienza, visto che proprio andremo noi a fine mese, perché quest'anno il Festival dei Giovani sarà dal 25 al 30 luglio, ecco, se tu dovessi descrivere il Festival dei Giovani a un giovane che non c'è mai stato, cosa gli diresti? Cosa trova lì un giovane lontano, ecco? Lì assaggi il paradiso. Io lo dico sempre, l'anticamera del paradiso, è vero, perché è quell'esperienza che ognuno di noi fa, quindi non si può dire altro effettivamente. È veramente il paradiso, cioè tutte le nazioni, bandiere da tutto il mondo, che però, cioè, vedi una persona, gli vuoi già bene, ma veramente, non sì, dai, così, cioè, Poi la veramente gli vuoi gioia, la bene, la gioia, la... gioia, cioè, vedi proprio la felicità di star già, di aver già un passo nel paradiso, nel regno dei cieli. Gesù dice: il regno dei cieli è vicino, lì lo vivi. E vicino Vero. vuol dire che è vicino a te, non che è vicino, che sta arrivando, no? È vicino a te, è qui, qui ed ora. Dio è il Dio del presente. Bellissimo, bravissimo. Lì lo E ti vivi, devo dire, lo vivi. che il mondo offre una felicità che crea l'infelicità, ma Medjugorje, proprio quello che hai detto tu, si vive il paradiso, quindi si vive la felicità, la gioia piena. Puoi confermarlo? Assolutamente sì, cioè il mondo ti offre tante felicità che sono, non so, facendo un paragone del mangiare, il mondo ti offre tante caramelle e spesso ci riempiamo di caramelle, però in realtà non siamo sazi e poi ci viene mal di pancia, no? Ci viene male. Invece Dio ci offre il pane di vita vera, il pane di eternità. Sì, e Medjugorje lì lo provi, quindi andare veramente per vedere, non per ma io non ci credo, non va, no, vai per vedere. Poi una volta che sei andato, Fai quindi l'esperienza, poi dopo, tanto noi sappiamo che una volta che hai fatto l'esperienza sei suo, sei di Gesù e Maria, perché comunque vivi un qualcosa di talmente grande che, come hai detto bene tu prima, il mondo non te lo può offrire, ma te lo può offrire proprio solo il cielo. Vivi veramente attimi di cielo che sono impagabili e sono improponibili rispetto alle altre esperienze, che comunque lasciano il vuoto e lasciano il senso di morte. Lì in realtà si vive veramente la gioia piena, la vita. Però tu l'anno scorso hai fatto un'esperienza del Festival dei Giovani un po' particolare, nel senso hai fatto volontariato da Patrick e Nancy. Da bambino mi ricordo che tu scappavi sempre con il tuo papà, andate perché sei rimasto folgorato da Nancy. E questa amicizia bellissima che si è creata fra di voi dura nel tempo. Addirittura, appunto, l'anno scorso hai fatto un po' di volontariato da loro. Ci vuoi raccontare un po' questa esperienza? Certo. Allora, praticamente Patrick e Nancy sono una coppia, per chi non lo conoscesse, di ex miliardari che hanno lasciato tutto dopo aver letto un messaggio della Madonna in un libricino dei messaggi di Medjugorje. Comunque sono, lei è ex avvocato, lui ex imprenditore, aveva vabbè, una trentina di concessionarie d'auto in Canada e praticamente la costanza, l'impegno comunque che ci mettevano nel fare quello che facevano prima, il loro business, il loro lavoro, la loro attività, ce la mettono nella preghiera e nell'aiutare gli altri. Questo per fare una sintesi su chi sono Patrick e Nancy. E Nancy per me è cioè veramente una terza mamma, no? La Madonna, mia mamma. Nancy, perché cioè, in lei proprio cioè, ve si vede una parte di Dio, no? Una parte di Gesù, cioè, nell'amore che ci mette, dici, ma non può essere solo umana sta roba, cioè, questa che mi ha appena conosciuto, mi abbraccia come mi conoscesse da anni, e comunque vivere lì è stato proprio un bagno di umiltà che mi ha staccato da tutte le catene che avevo, che a Torino.
cui ero caduto, ero inciampato, no? Lì proprio, cioè, sono tagliate tutte, no? Queste catene nella mare, semplicemente. Cioè, non fai altro. Cioè, mettere amore nel apparecchiare la tavola, no? Farlo con amore. C'è cioè, una scuola di amore, diciamo, andare lì a fare volontariato. Vero. Nensi ha un po' questo modo di fare che nel momento in cui si rivolge a te, in quel momento sei unico. E quindi è Vero. proprio come Dio ci guarda, nella nostra unicità e nella nostra totalità. Lei ha veramente questo atteggiamento. A me ha colpito molto, avevo visto una mattina, stava dando da mangiare veramente a dei poveri, poverissimi. E come abbelliva quello che le stava offrendo, perché ha detto per me. Ogni povero è un re, perché il povero più di tutti è amato dal Signore. Bello. E comunque, caro Gabriele, io direi che ci hai veramente riempito il cuore di bellezza, quella bellezza che tu hai vissuto, ma No, vorrei mamma che mia, sì, è di Dio. ci hai trasmesso appunto quella bellezza che hai vissuto, e certamente di Dio, e l'hai saputa trasmettere molto bene a noi tutti. Però vogliamo dare un merito a questi genitori comunque che hanno iniziato questo tuo cammino, che poi liberamente hai scelto perché hai fatto l'esperienza, però dobbiamo veramente ringraziare questi genitori che seguono i figli non solo nella scuola, non solo nello sport, non solo nel dargli da mangiare, l'educazione umana, sociale, ma fondamentale appunto l'incontro col Signore. Quanto è importante che una famiglia segua e approfondisca questo nel cuore dei propri figli, È secondo me. importantissimo, sì, cioè è l'inizio, cioè cioè portare tuo figlio a Medjugorje vuol dire proprio metterlo nelle mani di Gesù. Poi senza essere troppo oppressivi, perché anch'io in primis sono molto trasgressivo, quindi non mi piace quando mi impongono le cose, però cioè, portarli a Medjugorje, cioè, usciti di là, i vostri figli non potranno non dirvi grazie, perché veramente, cioè, lì si incontra Dio. Cioè, Bene. dai. Gabriele, senti, ti Grazie. lascio un compito in questo momento. Se puoi dire un'Ave Maria insieme a chi ti sta seguendo, perché io devo andare, ho lasciato nell'altra camera il librettino dei messaggi Assolutamente che voglio sì. Poi devo sempre. solo scappare Tu fra scappi. poco, che Vado a prendere dobbiamo. il librettino, leggiamo insieme un messaggio, tu di l'Ave Maria Ave insieme Maria. a chi ti sta seguendo. Sì, diciamo l'Ave Maria, e affidiamo appunto tutto quello che è stato detto e quello che verrà da questa diretta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi qua. Ho il libro dei messaggi perché per me è fondamentale concludere la diretta con quello che Maria ci vuole dire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Messaggio del 25 febbraio 2013. Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera. Il peccato vi attira verso le cose terrene. Ma io sono venuta per guidarvi verso la santità e verso le cose di Dio. Ma voi lottate e sprecate le vostre energie nella lotta tra il bene e il male che sono dentro di voi. Perciò, figlioli, pregate, 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 affinché la preghiera diventi gioia per voi e la vostra vita diventerà un semplice cammino verso Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Bene, Gabriele, vedo che ti sei già incamminato per andare dai tuoi amici. Noi ti salutiamo. Ciao. Stiamo per salire Sì, in macchina. Grazie ciao. Saluto di anche tu. tutto. Grazie a te, grazie per aver accettato il mio invito. Ci speravo tanto e sono felice di aver fatto questa diretta con te. Salutami i tuoi genitori, digli che gli voglio bene. Stato bellissimo. Va bene. Grazie, Ciao, grazie a ciao. tutti Ciao. dell'ascolto. Ci vediamo. Ciao Angie. Ciao, ciao. Ciao. E invece a tutti gli amici.
Ci stanno ascoltando, vorrei invitarvi. Abbiamo ancora dei posti per il Festival dei Giovani, quindi dal 25 al 30 luglio. Chi desidera venire, saremo ospite al Magnifica, che è la casa di spiritualità della Reggente Maria. Oppure chi non può venire adesso al Festival a fine luglio, andremo anche a fine agosto, dal 25 al 29 agosto. E oltre a essere ospiti sempre al Magnifica, casa di spiritualità della Reggente Maria, andremo anche da Padre Ioso sull'isola di Badia. Quindi chi desidera può contattarmi tramite appunto la pagina Il Tempo di Maria e sarete benvenuti. Intanto ringrazio tutti gli amici che vedo, Anna Maria Silvestri, Maria Sanna, Renata Favretto, Nova Civitas, insomma tutti gli amici che vedo sotto. Vi saluto caramente e che dire, uniti nella preghiera e nel cammino. Grazie a tutti, concludiamo la diretta con un segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte e alla prossima.